Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Le prime volte che mi avvicinavo al mondo della fotografia è stato quando magari in degli eventi, anche dei sposalizi, c'erano dei professionisti e andavo magari a fare qualche domandina per chiedere, per vedere anche quello che stavano facendo lì per lì. E vedevo comunque sui loro schermi delle macchine, dei scatti veramente belli, fatti davvero particolari. Lì la domanda mi sorgeva spontanea e chiedendo magari come fanno, come hanno fatto, cose varie, la risposta bene o male era sempre la stessa: beh, sai, la mia macchina costa così tanto, il mio obiettivo per fare determinate foto serve questo obiettivo, hai bisogno di eccetera eccetera. Ovviamente lì a poco ho cominciato a pensare, ho detto, ma non si possono comunque fare dei scatti che siano carini, belli, accettabili, magari anche potendoli stampare e abbellire un muro totalmente bianco con un nostro scatto, quindi avere anche un bel ricordo di quello che abbiamo fatto, di dove siamo stati, però non spendendo tutti quei soldi magari inizialmente, visto che siamo dei neofiti, su macchine e obiettivi che veramente costano davvero tanto, e magari ritrovarci dopo qualche mese la macchina e gli obiettivi appoggiati su un tavolo a prendere polvere. Quindi lì per lì possiamo tranquillamente dire che sono 1.000-1.500 euro appoggiati sul tavolo a prendere la polvere. Da quel momento incomincia la mia avventura di ricerca per andare ad acquistare la mia macchina che facesse per me, che riuscisse a trovarsi di mezzo tra qualità e comunque prezzo. Ovviamente la ricerca l'ho fatta dove possiamo trovare le risposte più facilmente. Sono andato su internet, sono andato a cercare un pochino su forum, su siti ufficiali magari delle macchine, e poi finalmente ho trovato delle buone risposte anche tramite video di YouTube che riescono a spiegare quello, le potenzialità che ha questa macchina e quello che può fare eccetera eccetera, e quindi sono riuscito a trovare il connubio giusto tra il prezzo che aveva e le qualità che comunque questa macchina ha, che soddisfavano il mio bisogno del momento. Ovviamente la prossima domanda sorge spontanea: cosa può fare una fotocamera di questa fascia? È proprio qui che rientra quello che volevo fare oggi e che per questo motivo mi sono lanciato questa sfida. La sfida è: posso tirare fuori dei bei scatti con questa bridge? Ovviamente per farlo cercherò di andare a prendere dei soggetti, anzi diciamo degli oggetti che troviamo in casa un po' tutti quanti, come può essere magari questo, delle bottiglie magari colorate per dare un po' di colore all'immagine, o magari delle pietre di fiume, ancora meglio se vogliamo mettere un target sulla foto, magari delle conchiglie di mare. Quindi ragazzi, rimbocchiamoci le maniche e partiamo con la sfida. Ovviamente partiamo con il riempire il nostro sfondo con i nostri soggetti. Come potete vedere, io non sto utilizzando niente di professionale, anzi, passatemi il termine, sto utilizzando dei mezzi di fortuna. Cosa importante per la buona uscita della nostra immagine è la posizione che diamo a tutti i nostri particolari, cercando di dare una certa tridimensionalità ai stessi soggetti. Passiamo al settaggio del nostro corpo macchina. Possiamo scattare magari utilizzando una delle scene messa a disposizione, o anche scattare con la modalità manuale. Per quest'ultima non dimenticatevi di fare un bilanciamento del bianco, facendo così ci portiamo a casa una bella intensità di colori. Subito dopo ovviamente andiamo a triangolare l'ISO, il tempo e il diaframma. Arrivati a questo punto non ci rimane di creare effettivamente la nostra immagine. Non temete di non inquadrare l'interezza dei particolari, anzi divertitevi a tagliare, a sfogare alcuni particolari. Bene, adesso andiamo a vedere i miei risultati. Bene ragazzi, siamo riusciti a tagliare fuori dei buoni risultati utilizzando la nostra piccola bridge e anche un po' di post produzione, prendendo un po' qui e un po' là degli oggetti che magari ci troviamo a casa
così in uno scaffale magari ce ne siamo anche dimenticati, come può essere magari questa bottiglia colorata, e magari dandogli una seconda vita. Se siete arrivati a questo punto, vi chiedo di lasciare un mi piace al video e magari scrivere un commento qua sotto se anche voi avete una storia simile alla mia e avete cominciato con una piccola bridge, o magari se siete partiti con qualcosa di più alto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!